Allora, intanto io sono stato invitato a moderare ed essere soprattutto moderato, perché sono il caso clinico di un marito e una donna che ha quattro gatti e si accorge ogni tanto di avere un marito. E quindi l'amore che esprimo deve essere compreso moderatamente, perché è veramente tanto, soprattutto nei confronti dei gatti di casa. In ogni caso, devo apprezzare l'iniziativa, devo apprezzare la tenacia di coloro che nell'ambito della LAV si stanno dando da fare, anche con questo tipo di riunioni, in orari un po' semifestivi, quindi è sorprendente l'interesse che stanno suscitando. Devo anche sottolineare però una cosa che mi sta a cuore, che tutto sommato questo interesse si sta diffondendo in vari strati della nostra società. Non sono solo i ragazzi che vedono un animale come un giocattolino, non sono solo gli anziani che vedono un animale come una compagnia, poi alla fine panacea, ma sono persone che hanno bisogno di un rapporto con la natura e in questo senso l'animale di affezione in particolare è diventato un elemento importante della nostra vita sociale. In questo senso sono qui allora, quindi do una mano a chi fa queste cose e chi ci crede. Il mio ruolo è quindi passare la parola, secondo il programma che mi è stato suggerito, e ho il piacere di dare la parola al collega professor Luca Michelli, che è professore ordinario di patologia veterinaria dell'Università di Perugia. Perugia è una grande università con una grande tradizione. Io ricordo da qualche tempo fa che c'è stato lo zoo profilattico, voi, i suoi colleghi, venivate a fare esperimenti e studi. Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zoo Profilattico, come va? Era tempo di Petrarca, E allora, ascoltiamolo, perché io ho ridotto questa storia, c'era anche lui come altri, 4-5 pagine di curriculum, però sentiamo un attimo quello che c'ha da dire subito e interessarci con le sue esperienze e testimonianze. Grazie. Il moderatore mi interessa, dopo farebbe colpi a caso, ma adesso... Grazie mille di questa... Ah sì, giusto, va bene, lo stesso. Vai. Grazie, ringrazio la LAV di questo invito e anche il Consiglio regionale che ha avuto l'idea di organizzare un incontro di questo genere, perché nel mondo, diciamo, della medicina veterinaria l'argomento gatto è un argomento che viene sicuramente trattato ma in maniera molto più ridotta rispetto a quello che sono altri animali. Quindi sono molto contento oggi di essere qui perché potrò raccontare un po' di cose, visto che oltre a essere il presidente dello zoo profilattico che si occupa di medicina preventiva nei confronti delle malattie trasmissibili, svolgo attività di docente e mio malgrado anche di direzione del dipartimento, quindi in qualche maniera conosco un po' le problematiche. Vi dico fin d'ora che quando io studiavo ed ero studente molti secoli fa, del gatto non c'era nemmeno un libro, quindi tutte le conoscenze che erano spalmate sul cane venivano traslate sulla medicina del gatto, e questo è stato per molti anni un grande problema, perché i gatti hanno una biologia, una biopatologia completamente diversa da quella che è il cane, la specie canina, creando anche molte sconfitte dal punto di vista medico-veterinario. E chi ha un gatto sa benissimo quanto sia difficile anche intraprendere terapie nei gatti, perché la loro sensibilità biologica è completamente diversa da quello che è la sensibilità di un cane. A volte i gatti non perdonano la scelta di un farmaco, hanno una grande sensibilità da questo punto di vista, quindi bisogna avvicinarsi con molta cautela. Questo lo dico a tutti i proprietari che a volte, presi dal panico della interventistica, si adoperano come capaci medici veterinari. È molto rischioso, quindi state molto attenti da questo punto di vista. Che cosa è cambiato in questi ultimi 20, 25, anche 30 anni? Il gatto ha acquistato una sua identità. Ha acquistato una sua identità intanto perché dal punto di vista quantitativo in Italia ha superato negli anni 90 numericamente la quantità di cani che ci sono, e quindi per una serie di motivi questo animale ha suscitato molto interesse dal punto di vista medico.
E poi perché? Perché alcune malattie del gatto hanno, sono state utilizzate per degli studi, utilizzate, non mi fraintendete, perché non è l'ambiente giusto dove dire utilizzate, utilizzate nel senso studiate perché c'era un parallelismo con quelle che colpivano l'uomo, tipo la cosiddetta sindrome di immunodeficienza. Togliamo un dubbio, nessuna possibilità di trasmissione dall'uno all'altro, quindi né l'HIV può essere trasmessa al gatto né il gatto può trasmettere nessun tipo di forma virale all'uomo da questo punto di vista. Però sicuramente i gatti hanno cominciato ad acquisire un ruolo importante nella nostra società e quindi sono diventati dei protagonisti anche dal punto di vista della medicina veterinaria. E che cosa sta succedendo oggi in Italia? Beh, intanto quelli che chi frequenta gli ambulatori o le cliniche veterinarie saprà benissimo che la struttura di una clinica veterinaria è idealmente costruita per le esigenze dei cani, perché mai in una sala d'attesa noi potremmo immaginare di meticciare le due specie, ma comunque chi dei due subirebbe lo stress maggiore non è il cane ma il gatto. Da questo punto di vista lentamente si sono cominciate a produrre delle, come dire, delle esigenze che anche gli stessi animalisti, le persone che fanno parte di associazionismo, proprietari, hanno cominciato a suscitare nei medici veterinari alcune attenzioni. Oggi siamo arrivati al punto che ci sono delle cliniche dedicate esclusivamente a dimensione gatto. Ce ne sono alcune in Italia. E queste cliniche come sono strutturate? Sono strutturate in maniera tale che gli animali che arrivano, i medici veterinari che si adoperano per la cura, le modalità con cui vengono gestiti questi animali all'interno, hanno un approccio completamente diverso a quello che hanno i medici con i cani, con gli animali selvatici, con altre specie animali. Che significa? Significa che uno degli obiettivi principali della medicina veterinaria è ridurre lo stress e quindi guardare al benessere di questi piccoli amici, ormai familiari quadrupedi, come li chiamo io. Questo è stato un passo importante. Concretamente, che cosa è successo? È successo che i gatti fino a 20, 25, 30 anni fa avevano una vita intorno alle 12, 13 anni, non di più. Oggi un gatto che raggiunge i 20 anni non è una sorpresa per nessun proprietario. Allora, quello che è successo nella medicina umana, dove l'età media è cresciuta di almeno il 15% negli ultimi 50 anni, si è avuto anche nella medicina felina. Lasciamo stare la medicina canina perché non ci interessa. E che cosa è successo? Beh, sono successe delle cose importanti. Sono state debellate delle malattie infettive che uccidevano gli animali in giovane età e quindi sono cominciate le campagne, diciamo, di prevenzione vaccinale. So che molte persone possono o non possono essere d'accordo su questo, ma è innegabile che uno dei possibili meriti di questo allungamento dell'età media e delle aspettative di vita è legato anche alla prevenzione delle malattie infettive. L'altra cosa è legata al fatto che i proprietari portano gli animali dai medici veterinari. Però guardate, su questo aspetto c'è ancora qualcosa che non funziona. È stata fatta un'indagine proprio su questo da un gruppo di colleghi che lavora nella medicina felina ed è venuto fuori che il 25% dei proprietari di gatti non ha mai portato in età matura o addirittura geriatrica, non ha mai portato il gatto dal medico veterinario. Allora, questo che cosa vuol dire? Solo il 25%, perché sono tutti fortunati che non hanno mai avuto problemi? È pericoloso giocare sulla fortuna degli animali. Allora, oggi il medico veterinario ha un piccolo grande imbarazzo. Cioè, da un lato deve limitare le nascite, e quindi fare ovari esterectomia, dall'altro deve rendere immortali i gatti più anziani.
E capite che non è una cosa semplice, sembra quasi un'attività contraddittoria, no? La verità è che oggi esiste una grande problematica per il medico veterinario della cosiddetta del gatto anziano, perché oggi, come dicevamo, il segmento che fornisce più attività in una clinica che si occupa di medicina felina è il gatto anziano. Che cosa significa gatto anziano? Perché anche qui dobbiamo capire. Il gatto anziano è il gatto che ha malattie? Il gatto anziano è l'animale che ha difficoltà a muoversi, che ha problemi respiratori, che ha problemi gastroenterici? Il gatto anziano è quell'animale che ha malattie croniche. Questa è la definizione che viene data in qualche maniera. Però a volte ci sono delle eccezioni, cioè è innegabile che ci sono proprietari che hanno animali che a 18 anni non hanno malattie croniche. Allora, è un gatto anziano quello? Sì, dal punto di vista biologico sì, ma in realtà dal punto di vista medico no. Però a volte state molto attenti, se qualcuno di voi, ma penso se siete qui è perché siete tutti interessati come proprietari anche di questa, di questo segmento della medicina veterinaria, a volte ci sono malattie che voi non siete in grado di rilevare e improvvisamente l'animale viene a mancare. Oggi per esempio c'è una condizione, quella dell'ipertensione nei gatti, che dai 12-13 anni in poi comincia a creare una serie di sofferenze negli animali, addirittura di morti improvvise. Se voi parlate con molti proprietari che avevano animali anziani, dicono, ma è morto improvvisamente, in un giorno, una notte, l'ho trovato addirittura morto, no? Anche se poi i gatti hanno questo atteggiamento quando soffrono di nascondersi, quindi no, sapete meglio di me tutte queste cose. Perché vi dico questo? Perché ormai, e questi sono i passi che in qualche maniera la medicina veterinaria ha costruito a favore di questi animali, è che il medico veterinario non è soltanto una figura da cui andare quando il gatto sta male. Così come noi facciamo le visite preventive, ma non vorrei che fosse letto come, vedi, porta acqua al mulino suo perché così i medici... No, no, non è questo. Vi garantisco, all'ospedale veterinario di Perugia abbiamo così tanto da fare che non abbiamo bisogno di incentivare l'attività, perché oggi i proprietari sono molto sensibili. Però quello che vi dico è, non aspettate che ci siano necessità concrete, perché paradossalmente il segmento in cui di più gli animali vengono non portati dal veterinario è fra i 7 e i 12 anni. Allora, in questo segmento invece sviluppano molte malattie croniche e una di queste è l'ipertensione. È molto semplice, se uno stabilisce con il medico veterinario di fare una visita all'anno per misurare la pressione, signori miei, così come facciamo tutti noi, a una certa età si comincia a fare questo tipo di verifica, questo può aiutare molto la vita del gatto che abbiamo. Un altro aspetto molto importante che oggi viene valutato è l'aspetto anche dell'alimentazione. L'alimentazione non è così scontata come noi pensiamo. La mangia, gli piace, questo è il pasto per il gatto. Ci sono una serie oggi di valutazioni che vengono fatte anche nell'uomo, dal punto di vista dell'intestino, come organo pensante addirittura, come organo endocrino, tutto nasce da lì. Quindi anche questo, essere guidati su un tipo di alimentazione rispetto a un'altra, aiuterebbe moltissimo la qualità della vita del gatto. Quindi io concludo perché penso di aver concludo dicendo questo: noi come medici veterinari siamo al lavoro per garantire sicuramente che la qualità della vita di questi nostri amici parenti sia adeguata, ma se i proprietari non portano gli animali con una corretta tempistica, e ovviamente poi quando si arriva al medico veterinario diciamo che il tempo a volte è a sfavore della vita di questi nostri amici. Quindi l'invito è avere cura anche nella prevenzione e non soltanto nella terapia finale. Grazie.